ragazze, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Oggi, come potete notare dall'inquadratura, ho un po' di pacchi da spacchettare e da mostrarvi. Mi sono arrivati tutti praticamente la settimana scorsa, quindi oggi ho deciso di farvi vedere tutto quello che ho ricevuto. E partiamo da questa bellissima borsa mare che ho ricevuto da Hawaiian Tropic. Innanzitutto questa borsa mare, cioè è davvero bellissima. Peccato però che io quest'anno non la posso sfruttare, non la posso utilizzare perché al mare non ci vado, però vabbè, la sfrutterò sicuramente per le prossime estati. E all'interno ci sono alcuni prodotti Hawaiian Tropic, come ad esempio c'è questa protezione solare per tutto il corpo con SPF 50, quindi una protezione molto molto alta. Adoro i prodotti di Hawaiian Tropic, nel corso di questi anni ho sempre acquistato i loro solari perché mi ci trovo molto bene. Quest'anno ancora non ho avuto modo di utilizzarli proprio perché me li hanno appena mandati, quest'anno non li ho presi perché non andavo al mare, quindi non ho fatto scorta, però sicuramente in piscina li utilizzerò. E poi il loro profumo, cioè sono troppo buone, troppo profumate, le loro creme mi piacciono molto anche per questo. Dopo c'è questa BB cream, sempre una crema solare per il viso, protezione 30, quindi anche questa è una protezione alta. Si presenta come una crema però colorata, proprio perché si tratta di una BB cream, e questa cosa mi piace molto. Sono davvero super curiosa di provare questa crema, di testarla. L'ho già iniziato a utilizzare qualche volta, però ancora bene no, non posso parlarne perché la utilizzo soltanto da qualche giorno. Però vi posso dire che al momento mi sta piacendo, proprio perché oltre che andare a proteggere dal sole dai raggi UV, va anche a rendere l'incarnato luminoso, va a minimizzare i pori, quindi volendo si può utilizzare anche se dovete fare una passeggiata, dovete andare al lago e non state necessariamente tutto il giorno sulla spiaggia o sul mare, non so, dovete fare una passeggiata, insomma girare anche per la città, viene comunque molto utile perché va leggermente a uniformare il vostro incarnato, ma comunque mantenendo una protezione 30 che non è affatto male. Poi abbiamo questo prodotto che mi incuriosisce davvero molto, e solitamente non utilizzo lucida labbra con protezione solare, quindi sono curiosa di provarlo. Si tratta appunto di un lip gloss, quindi di un lucida labbra però con protezione solare 25, quindi una protezione solare medio alta. Il profumo di questo gloss è molto buono, sa tantissimo di ciliegia, lo proverò e vi farò sapere come mi trovo. E poi veniamo a uno dei miei best seller per quanto riguarda Hawaiian Tropic, uno di quei prodotti che nel corso degli anni ho sempre riacquistato proprio perché mi piace molto, è la loro crema dopo sole, cioè fantastica. Si presenta in questo barattolino davvero gigante, infatti ci sono 200 ml di prodotto. Io questa la utilizzo sempre in estate dopo la doccia per andare a idratare la mia pelle, e ha un profumo, ragazze, di cocco, cioè è troppo buono. Sicuramente saprete di cosa sto parlando, nel frattempo mi stanno cadendo i pacchettini addosso e il profumo, cioè è davvero buonissimo, vorrei farvelo sentire, troppo troppo buono, e questa non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla tutte le sere. E poi l'ultima cosina che c'è all'interno di questa bellissima borsa da spiaggia è questa, questa cosina che voi direte che cos'è. Si tratta di una chiavetta USB, non so di quanti giga sia, però verrà sicuramente utile perché utilizzo tantissimo le chiavette, quindi grazie mille a Hawaiian Tropic per tutti questi regalini, adoro il loro brand, sono stata contentissima di ricevere questo regalino. Comunque passiamo a un altro pacchettino che avevo già aperto perché volevo insomma vedere di cosa si trattava, e all'interno ci sono due prodottini. Uno mi è stato mandato da Clinique, si tratta di un fondotinta minerale con SPF 30, quindi anche questo indicato per questa stagione per proteggere il viso dai raggi solari. Innanzitutto il pack, guardate che bello, tutto giallo con il logo Clinique qui, c'è lo specchietto e poi ovviamente c'è il suo fondotinta, immagino che sotto, esatto, c'è la sua spugnetta. Si tratta quindi, come vi dicevo, di un fondotinta minerale compatto che però non ha profumazione, con SPF 30 e ha una coprenza media, sì, una coprenza media, però vedo che è leggermente modulabile, sono curiosa di provarlo, anche di questo vi farò sapere sicuramente come mi trovo. E poi l'altro prodotto che è contenuto all'interno di questa scatola è il nuovo profumo di Dior, J'adore Enjoy, che non vedo l'ora di sentire ancora confezionato, non ho ancora avuto modo di sentire la profumazione. Ho sempre amato i profumi di Dior, specialmente il mio preferito era l'Hypnotic, c'era buonissimo. Questo ormai è da un sacco di tempo che non l'ho acquistato
visto più, però è stato per tantissimi anni il mio profumo preferito. Questo è il pack, la scatola tutta bianca con la scritta dorata. Vediamo un po' com'è il pack. È un profumo da 100 ml, quindi mi durerà davvero tantissimo tempo. E guardate com'è bello il pack, la confezione la trovo super elegante, con questo tappo tutto oro, con questa parte in alto trasparente, cioè è davvero bellissimo, anche messo sulla postazione make-up insieme agli altri profumi e alle altre cose. Ma sentiamo il profumo com'è. Me lo spruzzo qui. Buonissimo ragazze! Mamma mia che buono, vi leggo perché io non sono molto brava a descrivere i profumi. J'adore Enjoy è un profumo che sa letteralmente di gioia. Dior ha creato una prelibatezza salata inedita e inaspettata. Si tratta quindi di un profumo fruttato salato. I noti di testa sono nota di fiore, di sale, e le note di fondo sono nota di pesca gustosa, e le note di cuore sono... cuore è trasformato a grassé. Ora, io vi ripeto, non sono molto brava a descrivere i profumi, però questo è davvero molto buono, è dolce ma non troppo. Fantastico, mi piace molto. Sono stata davvero contentissima di ricevere questo splendido profumo, davvero grazie mille a Dior per questo regalo. Come vi dicevo prima, ho sempre amato i loro profumi, in passato davvero l'Hypnotic è stato il mio profumo per eccellenza, cioè quello che continuavo a riacquistare proprio perché mi piaceva così tanto, ma anche questo è davvero buonissimo, inizierò subito ad utilizzarlo, anche perché ho quasi finito quello che ho, quindi è arrivato proprio a pennello, calza proprio a pennello. Poi passiamo a quest'altro pacchettino dove c'è, allora, c'è questa maschera, o meglio, questa maschera esfoliante, questo trattamento maschera esfoliante di Glam Glow. Anche Glam Glow è un brand che mi piace tantissimo, ho provato già diverse loro maschere con cui mi ci sono sempre trovata molto molto bene. In sostanza si tratta di una maschera della giovinezza, realizzata appunto con del fango, il fango della giovinezza. È una maschera anche anti-aging, una maschera illuminante, e credo che si debba utilizzare due volte a settimana. Guardate il pack, che bello, con tutta la scritta Glam Glow argentata e specchiata, fantastico. E qua poi c'è la maschera, che in realtà poi tutta questa popò di confezione, ma poi la maschera è questa. All'interno ci sono 50 grammi di prodotto e qua dicono: il fango originale Glam Glow regala una delicata esfoliazione superficiale, lasciando la pelle più morbida, più liscia, più luminosa e più levigata. Glam Glow assorbe le impurità senza rimuovere gli oli naturali, regalando una pelle più compatta e levigata dai pori chiusi. Ideale sia per uomini e donne, senza limiti di età o tipi di pelle, da utilizzare un paio di volte alla settimana oppure ogni volta che si desidera. È realizzata con tè verde che va a illuminare l'incarnato, con la pietra pomice e minerali vulcanici che risvegliano e purificano la pelle, e con argilla mediterranea francese. Va a regalare quindi una piacevole sensazione e va a stimolare la sintesi del collagene fino a 12 ore. Non vedo l'ora di provarla, sicuramente vi farò sapere come mi ci trovo. Però grosso modo vi posso dire che tutte le maschere che ho provato fino adesso di Glam Glow mi sono sempre piaciute, quindi sicuramente sarà ottima anche questa, ho davvero buone aspettative. Un altro pacco che ho ricevuto qualche settimana fa è stata questa meravigliosa box di Benefit, all'interno della quale ci sono i nuovi fondotinta Hello Happy. Infatti il pack stesso è la perfetta riproduzione della confezione di questo fondotinta, che è davvero meraviglioso. Guardate che bello. Comunque all'interno ci sono i loro nuovi fondotinta. Sono stata all'evento, tra l'altro l'evento è stato bellissimo perché c'erano un sacco di cose molto carine, tutto rosa, cioè come sempre loro fanno di quelle cose pazzesche. E durante l'evento ho scoperto quali sono i colori più perfetti per il mio incarnato, e infatti poi mi hanno mandato queste tre colorazioni. In tutto ci sono 12 colorazioni, quindi c'è una vastissima gamma di colori, dalle tonalità più chiare a quelle più scure. Infatti dalla colorazione 8/9, se non ricordo male, sono indicate per persone di colore, proprio perché sono colori molto molto scuri. Si tratta appunto di un fondotinta impalpabile, super super leggero, molto liquido, prima di utilizzarlo deve essere shakerato. E io ho ricevuto la colorazione 04, questa sarà sicuramente perfetta durante il periodo invernale autunnale. Poi la colorazione 6, che è perfetta per il mio incarnato in questo momento, con l'abbronzatura al massimo.
E poi la colorazione 5, che è una via di mezzo, insomma, tra la 4 e la 6 che utilizzo, che devo utilizzare in questo momento. Vi faccio vedere il pack perché merita troppo, cioè guardate che meraviglia. Da una parte abbiamo gli occhietti a forma di cuoricino con lo smile, il tappino tutto rosa specchiato, e dall'altra parte abbiamo la scritta Benefit, Hello Happy, Soft Blur Foundation e la colorazione, in questo caso il numero 5. All'interno ci sono 30 ml di prodotto, come vi dicevo prima di essere utilizzato deve essere shakerato ed è fantastico perché è super leggero e impalpabile, non sa l'effetto di mascherone sul viso che non sopporto, specialmente poi in estate. Mi piace davvero utilizzare quei fondotinta super leggeri che quasi non si sentono. Infatti dicono qui, è lo happy, un fondotinta per un incarnato perfetto e felice. Contiene delle microsfere soft focus che nascondono le imperfezioni e illuminano il viso. Infatti ho notato che è un fondotinta proprio anche illuminante. Il finish impalpabile satin e la coprenza da media leggera assicurano un risultato naturale e impeccabile. Infatti sono davvero ottimi i loro fondotinta. E questo fondotinta costa, vediamo se riesco a farvelo sapere, viene 31 euro. Poi all'interno di questa scatolina, oltre ai fondotinta, c'erano anche tutti questi pompon colorati, cioè guardate che belli. E poi l'ultima cosa che era contenuta in questa box è questo sacchettino, sempre con la scritta Hello Happy, e all'interno c'è questo braccialetto rigido in oro rosa. Anche questo è davvero molto simpatico, molto bello. Grazie Benefit per questo regalo, cioè ho amato i vostri fondotinta, grazie mille davvero. Poi passiamo a questa scatola di Wilkinson, idratazione e protezione. Ascolta la tua pelle. E abbiamo, ecco qua, questa è la box. Partiamo quindi da questo primo rasoio Hydro Silk. Si tratta di un rasoio con 5 lame e siero idroattivabile per una rasatura ravvicinata. All'interno delle lame, all'interno di questo rasoio, c'è anche burro di karité per una rasatura ancora più facile. Vi leggo anche una parte della cartella stampa per darvi qualche informazione in più. Hydro Silk è il primo rasoio dermatologicamente testato che va a idratare fino a 2 ore dopo la rasatura e si è dimostrato anche molto efficace sulle pelli secche. Grazie ai doppi dosatori di siero che si attivano con l'acqua, Hydro Silk nutre con la sua formula ultra concentrata con burro di karité e lascia la pelle levigata e morbidissima. Quindi si utilizza appunto sotto la doccia, sotto l'acqua, e grazie al burro di karité insomma abbiamo la pelle molto più liscia e una rasatura appunto più veloce, più ottimale. Poi l'altro prodotto invece è questo, è Dry Skin. Questo ha all'interno 4 lame ed è realizzato con latte di cocco e olio di mandorle, scusate. Questo è appunto un rasoio con 4 lame avvolte da sapone per creare schiume e radersi in un unico gesto. Vediamo cosa mi dicono. Questo rasoio offre una rasatura semplice e comoda da utilizzare nel massimo comfort e dove vuoi. Quindi questo non bisogna utilizzarlo sotto la doccia, però basta aggiungere solo dell'acqua, ok, e sei subito pronta. Si tratta di un esclusivo rasoio 3 in 1 che con un solo gesto insapona, depila e idrata. Non sarà più necessario rubare la schiuma da barba al marito o utilizzare un sapone qualsiasi. La sua testina è inserita in un cuore di crema sapone che a contatto con l'acqua rende la rasatura più dolce. Ah, fantastico! Quindi questo lo si può utilizzare appunto non sotto la doccia, mentre invece questo rasoio Hydro Silk bisogna utilizzarlo sotto l'acqua. Poi, oltre a questi due prodotti che sicuramente utilizzerò e non vedo l'ora di vedere come ci trovo, c'è anche qui una chiavetta USB. Cioè, fantastica. E oltre a tutte queste bellissime cose che vi ho appena fatto vedere, c'era dentro nel pacco anche questo dispositivo per ascoltare la musica tramite Bluetooth. Si collega al telefono e poi parte la musica da qui. È resistente anche all'acqua, quindi volendo si può utilizzare sotto la doccia. Infatti c'è anche la ventosa per fissarlo alla doccia. Si può utilizzare anche vicino alla piscina, proprio perché è resistente all'acqua. C'è il suo cavetto ovviamente per caricarlo, lo carico e poi sicuramente lo utilizzerò perché a me piace tantissimo ascoltare la musica se devo fare la doccia, specialmente se devo radermi, quindi ci metto più tempo, e poi anche in piscina. Quindi davvero sono contentissima di aver ricevuto anche questo dispositivo. Poi passiamo all'ultimo pacco, questo come potete vedere è ancora completamente chiuso, non ho ancora avuto modo di aprirlo proprio perché mi è arrivato ieri, avevo intenzione di fare questo spacchettamento e quindi... Questo è ancora tutto bello impacchettato, sono curiosissima di sapere cosa c'è al suo interno, anche perché non so da chi mi arriva, quindi andiamo ad aprire tutto. Ce l'ho quasi fatta, ok, ecco qua il pacco aperto e intravedo qualcosa di colorato.
non riesco a capire. Ok, arriva da Benefit. No, vabbè, non ci credo. Ah, guardate, ho il fiatone, ragazze, assurdo. Ho portato giù a ste il dispositivo che vi ho appena fatto vedere. Ho fatto le scale di corsa e ho il fiatone. Assurdo, ce la posso fare. Stavo dicendo, questo pacco alla fine ho scoperto che arriva da Benefit proprio perché sto intravedendo questa meravigliosa box che prima faccio vedere a voi. Io non so ancora cosa c'è al suo interno. No, vabbè, che bello. Allora, siamo pronte? Oh, no, vabbè, no, che bello. È praticamente una valigetta con all'interno tutte le mini taglie di Benefit o comunque alcune delle loro mini taglie. Credo che siano i prodotti best seller perché ci sono un sacco di cose che vanno per la maggiore. No, vabbè, fantastico. Abbiamo il The Professional Peer, il primer satinato, leggermente satinato, che ho anche in versione full size, che mi hanno mandato tra l'altro qualche mese fa, un mesetto e mezzo fa, e mi piace davvero tanto. Poi abbiamo la Hoola, quindi la terra abbronzante di Benefit in formato proprio mini. Abbiamo il Dandelion, quindi l'illuminante di Benefit, vabbè, ovviamente, anche questo in formato mini. Sono tutti in formato mini, no, vabbè, aspetta, apriamo, vediamo se... Ok, facciamo che li apro dopo perché è tutto bello sigillato, poi faccio una ripresa e faccio vedere tutto più da vicino. Poi abbiamo il Bad Girl Bang, il nuovissimo mascara di Benefit, che ragazzi, c'è davvero fantastico, io ho già avuto modo di provarlo ed è strepitoso. Poi c'è il Cabrau è una delle matite top seller di Benefit, quella con cui mi ci trovo molto molto bene, anche una, se non una delle mie preferite. Questa è nella colorazione, vediamo se riesco a intravedere, mi sembra di capire la colorazione 4, però non sono sicura. E poi c'è, sempre per le sopracciglia, la matita Precisely My Brow Pencil, quindi la matita per precisione con la mina ultra ultra sottile. Anche questa l'ho già provata, mi ci trovo benissimo. Sono tutti prodotti che ho quasi del tutto tutti provati, tranne l'illuminante. Poi li ho provati tutti, grazie mille Benefit. Ma non è finita, perché guardate qua, ci sono ancora, oh mio Dio, quanti prodotti ci sono ancora. Allora, abbiamo i nuovi Liquid Lip Color Gloss, quindi nuovi prodotti per labbra, e mi sembra di intravedere che ce ne sono diversi. No, vabbè ragazze, ci sono un sacco di cose. Credo di averli presi tutti, sì, sono 4 colorazioni e vediamo un po' tutti i colori che ci sono. Allora, si tratta appunto dei nuovi Punch Pop, quindi i nuovi lip gloss di Benefit. Il pack tra l'altro è davvero bello e la confezione esterna mi ricorda tantissimo, non so, fateci caso anche voi, mi ricorda tantissimo la confezione delle Big Bubble, cioè secondo me si sono ispirati tantissimo a quello. Comunque abbiamo diverse colorazioni, questa ad esempio è la Watermelon, e sì, da qui si può, dalla confezione si può intravedere il colore perché abbiamo le labbra rosse. Poi abbiamo questo che invece è un Punch Pop più scuro, sì, la tonalità cherry, ciliegia, ecco qua, questo è più sul rosso, mentre questo è più sul fucsia. Poi abbiamo la colorazione Bubblegum, un rosa delicato tra virgolette, ecco qua. E poi l'ultimo colore è Strawberry, quindi il classico rosso fragola. E questi sono i nuovi Punch Pop di Benefit, i nuovi lucida labbra in queste 4 bellissime colorazioni. Ma non è finita perché ho intravisto ancora qualcosina. Guardate, oh, mi sembra di capire che sono prodotti per le sopracciglia. Abbiamo, esatto, sì, nuovi prodotti per le sopracciglia, che questo prodotto lo conosco già nella versione classica. Si tratta di un gel per fissare le sopracciglia, un gel colorato. Questi gel non hanno la classica colorazione, ma sono proprio gel davvero colorati, con vari colori, come ad esempio abbiamo il gel fissante azzurro, abbiamo il gel fissante blu, il gel fissante viola. Poi abbiamo il gel fissante copper, che quindi si tratta di un color marroncino, forse questo è il colore più naturale tra tutti, e che no, sicuramente sarà il primo che utilizzerò, perché tutti gli altri sono colori un po' più particolari, c'è il blu, l'azzurro, non so, c'è ancora qualcos'altro, sì, ce n'è ancora uno. Abbiamo il rosa, ah no, abbiamo un altro Punch Pop, mi è sfuggito, questo nella colorazione mango, e è un color arancione, un bellissimo arancione,
fantastico. E vediamo se ho preso tutto. Quindi gli ultimi prodotti che ho trovato all'interno di questo mega pacco di Benefit sono appunto i nuovi 3D Brown nelle diverse tonalità di colore. E quindi abbiamo detto appunto colori molto particolari. Sono sicuramente, abbiamo il magenta, abbiamo il purple, abbiamo il copper, abbiamo il blu, insomma tanti tanti colori. Sicuramente li proverò tutti perché sono curiosa di vedere come sono poi sulle sopracciglia, e così a guardare dalla fotografia che c'è sul pack vanno proprio a colorare le sopracciglia. Il pack è comunque uguale al classico, però appunto sono prodotti colorati. Vediamolo sulle mani se riesco a vedere un po' il colore, e ha all'interno anche dei micro brillantini, delle micro pearlescenze. Davvero anche qui di nuovo grazie mille Benefit per questi grandissimi regali, cioè sono troppo contenta. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia durante questo spacchettamento. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione, ciao!